A Sanremo il concorso è giunto con la collaborazione del Lion Club Matuzzi ed ha coinvolto le classi della scuola secondaria della città. La novità consiste nella cornice prestigiosa dell'evento, grazie alla disponibilità del polo museale della Liguria che ha concesso l'utilizzo del Forte di Santa Tecla e del Comune di Sanremo. Direi che è andata benissimo, c'è stata una splendida partecipazione, non solo delle istituzioni, ma soprattutto dei ragazzi che hanno partecipato al premio. Sono ben 136, due classi intere e della scuola Italo Calvino. I ragazzi hanno lavorato tantissimo, sono stati veramente bravi, hanno fatto 136 idee diverse di pace, ognuna con la propria interpretazione. Era un tema difficile perché il futuro della pace è difficile da realizzare in un disegno. Loro ci sono riusciti molto bene. Il Forte di Santa Tecla è stato sempre un forte militare destinato a guerre e al controllo politico di Sanremo e invece questa è stata l'occasione per dargli una valenza di pace e a fare in modo che ci sia un'evoluzione anche tra queste mura verso quello che tutti desideriamo. La pace la desiderano tutti, ne parlano tutti, però vedere dei ragazzi di 11 anni che riescono a concretizzare il concetto. C'è stato un terzo premio speciale. Il terzo premio è stato un riconoscimento a un ragazzo che era fuori dell'età che raggiunge i 13 anni, lui ne aveva un anno di più, ma per motivi di salute ha perso tempo scolastico, ma ha voluto ugualmente partecipare e impegnarsi, per cui non l'abbiamo potuto far rientrare tra quelli che partecipavano al primo premio, ma abbiamo voluto riconoscere il suo impegno e la sua buona volontà. È interessante scoprire come i ragazzi hanno interpretato la pace. Sì, molto. E la cosa che mi ha colpito maggiormente è proprio la colorità, mettere tanto colore per rappresentare la pace. Il nostro mondo ha bisogno di colore, ha bisogno di gioia, ha bisogno di pace. E tutto ciò che invece è triste non porta alla pace, anzi porta alla divisione. E la fede ha sempre portato alla comunione, non a caso il Signore è venuto proprio per portare la comunione tra la gente. Lei poco fa diceva ai ragazzi che sono delle matite colorate, delle mani di Dio. Esatto, questa è la grande frase che ha detto Santa Madre Teresa di Calcutta, siate delle matite colorate nelle mani di Dio. E questo è il compito di ogni cristiano, di ogni persona, cercare proprio di colorare la vita con la fede, con la speranza e con l'amore, che sono le tre grandi virtù del cristianesimo. Fabiana Mirto. Cosa hai voluto rappresentare? Il futuro della pace sono i bambini, quindi ho fatto un disegno con le cicogne che portano i bambini. Giulia. Sanna, che cosa hai rappresentato? Ho rappresentato una chiromante che predice il futuro della pace. Sei contenta di questo premio? Sì, tantissimo. Di che classe sei? Seconda A. Seconda C. Sei contenta che hai vinto? Molto. I disegni si possono ammirare fino a domenica 15 aprile con orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.